Un teatro Mandanici gremito in ogni ordine di posto sabato scorso ha accompagnato l'Aida di Giuseppe Verdi con continue ovazioni. L'evento clou della stagione 2022 ha riportato la grande opera lirica nel principale teatro di Barcellona Pozzo di Gotto dopo oltre un cinquantennio. L'allestimento storico firmato da Zeffirelli, insieme ai meravigliosi costumi di Anna Anni, hanno garantito uno spettacolo unico e dal grande impatto emozionale. Sontuosità della scenografia e livello musicale di prim'ordine, oltre al cast di assoluto livello, hanno letteralmente incantato il folto pubblico accorso per uno degli eventi più attesi per le scene teatrali siciliane. Nel ruolo di Aida, Christel Di Marco, dal volume possente e ricca di sfumature, il validissimo tenore dal timbro argentino, Eduardo Sandoval, ha interpretato Radames, eccelsi i ruoli di Sani Anastasia, Alessio Verna e Sulcan Giaini, a completare il cast Gaetano Triscari, Leonora Ilieva e Federico Parisi. Barthélemy Martin ha diretto la formazione orchestrale e il coro lirico siciliano. Notevole il balletto preparato da Sara Lanza, solista sul palco con grande padronanza scenica. Al termine, prolungatissimi gli scroscianti applausi del Mandanici a suggellare il successo dell'opera.